Grande misericordioso, fammi
Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. In nome della Santa Chiesa Madre e guida di tutti i fedeli, in particolare dei figli dedicati alla pubblica ed associata testimonianza di vita cristiana, io vi dichiaro confratelli di questa antica e benedetta confraternita dell'Immacolata Concezione e dell'Associazione Femminile dell'Immacolata Immolfetta. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici per l'intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria Immacolata queste insegne confraternali e fa che coloro che li indosseranno possano essere ricolmi di fede, certi nella speranza e operosi nella carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
sede e lo statuto della confraternita della quale siete divenuti membri protettivi. La loro osservanza e fedeltà vi aiutino a custodire l'autentico spirito della vostra appartenenza a.
piccolini, venite qua, venite qua, venite qua, i piccoli, venite qua, venite qua, i piccoli. Soprattutto i lanci.
vespri solenni della Madonna. E per questo motivo io vi invito domani a rendervi presenti, anche nelle ore un pochettino più pensanti, più difficili, anche 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che voi ritenete opportuno, però venite in chiesa per onorare, anzi per adorare Gesù che è presente nell'Eucaristia. La Madonna ci porta Gesù e Gesù è proprio presente lì nell'Eucaristia. Quindi domani qui alle ore 19 diciamo i vespri solenni in onore della Madonna, e a seguire alle ore 21 ci sarà una veglia mariana animata dai giovani dell'Azione Cattolica parrocchiale. E sono domani vivremo appunto questa giornata intensa di preghiera e di adorazione. Il giorno 8, se qualcuno non ha ancora preso così il programma, può prenderlo, perché è molto puntato, quindi non è che buttate voi, non noi, no? Scusate, no, sto scherzando, mi perdete, e così c'è tutto per bene, orari, come si deve. Il giorno 8, il giorno è la festa della Madonna, la festa dell'Immacolata Concezione, la festa di Maria Immacolata. E allora per noi la festa grande, la festa per tutta la città di Molfetta, perché l'Immacolata, la nostra Immacolata è l'Immacolata di Molfetta, e qui si riversa già questa sera buona parte della nostra città per onorare la Madonna da secoli, almeno così, nella nostra città, e noi ci inseriamo in questa tradizione. Però ecco, già da qualche anno la processione della Madonna la facciamo di mattina. E allora alle 8, il giorno 8, alle 7:30 ci sarà il rosario. Alle 8 la celebrazione della messa, a seguire la processione della Immacolata. Ora io vi invito caldamente a partecipare. È un segno di amore, di devozione, non trovate scuse, non tutte chiacchiere, quello che state pensando adesso. Io vi leggo nella testa, tutti quanti, sono tutte chiacchiere che vi mette il demonio, quindi ascoltate quello che vi dico io, no? Ma al di là di tutto, non sto scherzando, è vero, e facciamo onore, allora, più siamo meglio è, per onorare la Madonna, facciamo un regalo alla Madonna, è una bella testimonianza che rendiamo a lei, alla nostra città, che se ne vanno, dicevo, questa Madonna sola, così, non serve. Mi raccomando, i confratelli, siete tanti, tutti devono stare il giorno della festa, tutti con l'abito, mi raccomando, pulito, ordinato, scarpe nere, pantaloni neri, le scarpe pulite, i capelli aggiustati, la barba fatta, mi raccomando, tutto bello ordinato, tutto bello, senza occhiali da sole, senza cimino, e si va in processione, quando si entra, si esce pure dalla processione, quando finiamo, non è che è un uomo con i denti, se ne va una barba, tutti quei momenti diventano, hanno problemi di prostata, tutti quei momenti, non ci sta bene. E non penso, stiamo lì e facciamo una processione come si deve. È più bello, no? Più bello. Siamo ordinati, abbiamo una bella testimonianza, compattati, pregati, devo stare tra le mani, devo stare tra le mani. Poi dopo, al numero, nel mezzo, i fatti di mare, la birra, la pizza, tutto quello che vuoi. Va bene? Poi, ricordo che il giorno 8 sarà qui presente con noi, anzi già dal 7, già da domani, la confraternita del Crocifisso di Monreale. Monreale si trova a Palermo, fino a Palermo, invece questa bellissima cattedrale. Saranno qui con noi questi due giorni per onorare la Vergine Immacolata. Voi sapete che ci sono ormai questi scambi, questi gemellaggi, quindi verranno con noi, staranno con noi, sarà un onore ospitare. Quindi sono giorni di festa. So che qualcuno già da ieri sera c'è con te che è una storia da Pasquale, non hai problemi di famiglia, non hai problemi.
Zetta, Anna e Anna Maria. Grazie. Grazie a tutti.